tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. I politici stanno strumentalizzando le cariche istituzionali. La denuncia del Movimento 5 Stelle di Fano che chiede al prefetto di posticipare gli eventi dopo le elezioni. Basta un click per vendere in Cina il made in Pesaro Urbino. La Camera di Commercio sigla un accordo triennale con una delle principali aziende per gli acquisti online. Bambini normodotati e disabili insieme nel nome della musica. Due musicisti venezuelani presentano in tutto il mondo un progetto dedicato ai cori per le voci e le mani bianche. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, edizione che si apre con i 5 Stelle che chiedono al prefetto di rinviare la cerimonia della bandiera blu, ma anche l'inaugurazione della data di Urbino in occasione di Expo, questo per evitare di trasformare la comunicazione istituzionale in propaganda elettorale. Sentiamo. Le cariche istituzionali non devono essere strumentalizzate a fini propagandistici nel periodo che precede le elezioni. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle di Fano, che rimprovera ai politici locali di non rispettare per primi le leggi, mancando così al loro dovere di imparzialità e garanzia nei confronti di tutti i cittadini a prescindere dal colore politico. Facciamo due esempi. Uno di Minardi, o Presidente del Consiglio o candidato, non l'abbiamo capito. In effetti ha presenziato una riunione con il Comitato di Viale Ruggeri alla Sassonia per le scogliere come Presidente del Consiglio. Dopo pochi giorni invece ha emanato un comunicato come invece candidato consigliere alla Regione. Quindi non si capisce bene qual è stato il suo ruolo, anzi è stata anche strumentalizzata in realtà questa riunione, secondo noi in modo improprio. Ma anche i tagli dei nastri, dice Omiccioli, che si stanno susseguendo alla presenza del Sindaco, degli assessori e del Presidente del Consiglio, e la legge precisa non lo consente. Per quale motivo questo non può avvenire? Certo, facciamo un esempio. Marchegiani è assessore alla cultura e al turismo e anche segretario del PD, quindi questi due ruoli si sovrappongono in modo non idoneo per questo periodo elettorale sicuramente, ma anche Seri, che spudoratamente, possiamo dire così, dice di votare Boris Rapa. Insomma, il suo ruolo istituzionale non deve essere assolutamente mischiato con una preferenza appunto per quanto riguarda le elezioni. Per questo i grillini durante l'ultimo consiglio comunale avevano presentato una mozione d'ordine richiamando l'attenzione dei colleghi sulla norma che tutela la comunicazione istituzionale, che secondo loro non viene rispettata. Dall'apertura dei comizi elettorali, che nel nostro caso risale al 16 di aprile, le comunicazioni istituzionali devono essere con due aspetti, cioè devono essere comunicazioni impersonali e indispensabili. Invece abbiamo notato che in questi ultimi giorni le cose non sono andate proprio così. Avete fatto anche un elenco di iniziative che secondo voi potrebbero inquinare le elezioni? Sì, abbiamo fatto un elenco di iniziative, l'abbiamo sottoposto al prefetto e tra l'altro abbiamo fatto anche un'altra richiesta al prefetto, cioè di rendersi garante e di cercare di posticipare due iniziative che ancora dovranno essere svolte, che sono il 29, la data di Urbino per l'apertura dell'Expo, e il 30, proprio il giorno prima delle elezioni regionali, la bandiera blu, che tra l'altro Fano ha ricevuto 20 giorni fa, quindi noi abbiamo chiesto al prefetto di intervenire in questo senso. Hanno protocollato anche un'interrogazione per chiedere al sindaco Seri e alla giunta della condotta poco prudente, hanno precisato, tenuta in campagna elettorale. Hanno chiesto inoltre una consulenza al CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, sulle presunte violazioni di legge. A breve si avranno i risultati. Ma quali sono le eventuali sanzioni? Allora, sanzioni vere e proprie non ci sono, ci sono solo dei provvedimenti. Se la Corecom trova che nella nostra segnalazione c'è qualcosa in discrepanza rispetto alla normativa, passerà il dossier all'Agicom e l'Agicom può fare dei provvedimenti, e nel caso in dettaglio abbiamo visto di delibere che hanno riguardato altri comuni, sul sito del comune verrà apposta una scritta per la durata di 15 giorni che non sono state rispettate le norme.
Una breve ma intensa ondata di maltempo con pioggia, vento e grandine si è abbattuta nella zona sud di Ancona, provocando smottamenti, piccole frane e allagamenti tra Osimo e Castelfidardo, dove un temporale ha danneggiato un capannone industriale. Allagamenti anche a Iesi e a Cagli, dove è esondato un fosso, allagando con circa 20 centimetri d'acqua un mobilificio e un laboratorio di abbigliamento. Vento e tempo instabile sono in arrivo anche tra questa notte e domani. Lo prevede un avviso di condizioni meteo avverse diramato dalla Protezione Civile. Il vento proveniente da nord-ovest potrebbe toccare punte di 61 km orari lungo la fascia costiera, previste anche raffiche in caso di temporale. Intanto la provincia di Pesaro Urbino prosegue i lavori di asfaltatura delle strade danneggiate dal maltempo. In questi giorni, spiega il presidente Daniele Tagliolini, stiamo provvedendo ad asfaltare la provinciale Mondaviese e la Cavallara per un importo complessivo di 200.000 euro. Per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba, invece, ci saranno interventi diretti su 600 km di strade a traffico minore, mentre negli altri 800 si stanno pianificando interventi con imprese private. E sempre per le imprese della provincia nasce una nuova opportunità, perché la Camera di Commercio ha firmato un accordo con un'importante azienda statale cinese. Da ottobre infatti basterà un semplice click per vendere in Cina il made in Pesaro Urbino, servizio di Lino Balestra. La Cina è vicina, si diceva, ma ora lo è ancor di più dopo l'importante accordo triennale siglato tra la Camera di Commercio di Pesaro Urbino e la CITIC di Pechino, una delle più grandi aziende cinesi di proprietà statale, che controlla 44 società e due banche a Shanghai e un centro commerciale Italian Craft Center che ospita le eccellenze del Made in Italy. Ma soprattutto, oltre a venire loro da noi, siamo noi ad andare da loro, anche se virtualmente, perché si tratta di vendite online. L'accordo prevede che i prodotti delle aziende che aderiranno all'iniziativa, certificati dalla Camera di Commercio come Made in Pesaro, nei settori di moda, arredo, pelletteria e preziosi, saranno inseriti in una piattaforma di e-commerce che partirà a settembre con un portale attivo dal 1° di ottobre. Grande soddisfazione per questo accordo è stata espressa dai vertici camerali, visto che in percentuali il mercato cinese è uno dei maggiori in termini di crescita per la nostra provincia. Noi abbiamo seminato per tanto tempo e oggi cominciamo a raccogliere i frutti, ma insieme a noi questi frutti li raccolgono anche altri, perché proprio anche in questi giorni abbiamo visto delle firme di protocollo, di intesa tra vari soggetti, ma soprattutto io credo che sia un risultato importante per le imprese. Fitta l'agenda di questi due giorni per la prima delegazione estera in visita nella nostra provincia in occasione di Expo 2000. Dopo la sigla dell'accordo si è proseguito nella sala della giunta con una serie di incontri B2B e visite in alcune aziende leader del settore. Possiamo dire che questa è un'occasione, ci approfittiamo perché le imprese italiane hanno volontà di portare i loro prodotti in mercato cinese. Intanto in Cina abbiamo bisogno di conoscere, di comprare i prodotti italiani, quindi questa possiamo dire è un'occasione, approfittiamo. Ha perso il controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava ed è finito in una scarpata lungo la superstrada E78. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18.15, poco prima dell'uscita di Fossombrone Ovest in direzione Roma. Solo tanto spavento per il conducente, un forsembronese di 59 anni, che per fortuna ne è uscito illeso. Scadrà il 3 giugno prossimo il bando pubblicato nell'albo pretorio del sito del Comune di Fano con l'obiettivo di cercare un esperto in progettazione che dovrà intercettare i fondi europei. Viene richiesto il diploma di laurea ed un'esperienza nel settore di almeno 5 anni. L'incarico avrà durata biennale e rinnovabile e potrà essere attribuito solamente dopo l'approvazione del bilancio comunale. Ed ora cambiamo argomento, perché 30 bambini di Fano e Pesaro, tra cui 12 disabili, hanno partecipato ad una lezione tenuta da Johnny e Naibet Gomez, i due musicisti venezuelani che hanno dato vita a un programma di educazione speciale. Vediamo di che cosa si tratta. È
È un coro che non conosce distinzioni, quello per tutte le voci e le mani bianche, ideato dall'associazione Libera Musica. 30 bambini normodotati e disabili dai 6 ai 13 anni hanno avuto la possibilità di lavorare in Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano con gli insegnanti nonché coniugi Johnny e Naibet Gomez, due musicisti venezuelani che hanno dato vita a un programma di educazione speciale attivo da quasi 30 anni in tutti i paesi del mondo. L'iniziativa è un coronamento del progetto sperimentale che si è svolto nei mesi di aprile e maggio scorsi nella provincia di Pesaro e Urbino. E l'obiettivo principale? L'obiettivo principale è l'integrazione delle persone con discapacità, loro dicono con handicap, per dimostrare il talento che questi bambini hanno, ognuno di loro, e dimostrare in tutti i teatri del mondo, in tutte le scene di tutto il mondo, il grandissimo talento che ognuno di loro ha. Il coro de Manos Blancas? Il coro di delle mani bianche è un coro che integra diversi giovani normodotati e non, dove il traguardo che si deve raggiungere, il lavoro che si fa è quello di unire il lavoro musicale con quello che è l'espressione del corpo. E la cosa più importante di tutto questo è che noi facciamo musica con l'obiettivo che ci sia un'interazione con il pubblico, che si segua la linea melodica che è contenuta nell'opera e che con l'espressione corporale, il linguaggio dei gesti, si possa fare un'opera di qualità con i bambini. In modo parallelo alla conclusione di Libere Voci si apre anche il secondo progetto di Libera Musica Regala un Violino, una campagna finalizzata all'acquisto di strumenti musicali che verranno messi al servizio dei bambini che da settembre 2015 decideranno di prendere parte ai cori e alle orchestre. Per informazioni è possibile visitare il sito www.liberamusica.org o contattare la presidente dell'associazione culturale al numero 392-166-0123. Anche Johnny e Naibet sostengono in prima persona la campagna che potrà dare a tutti la possibilità di suonare uno strumento. E come dice il maestro Antonio Breu, suonare e lottare. Sentir un beso grave de su corazón. Quiero sentir la dicha fresca de tener su. E per completare l'attività svolta nelle scuole durante l'anno torna fuori classe il festival che si terrà dal 27 al 29 maggio al Teatro della Fortuna di Fano. La famiglia, l'amicizia e la magia, senza dimenticare i temi sociali come la guerra, l'energia e le stragi in mare. Questi gli argomenti affrontati da oltre 300 ragazzi sotto la guida dei loro insegnanti e degli operatori teatrali. Dal 27 al 29 maggio la 15ª edizione di Fuori Classe tornerà a colorare il Teatro della Fortuna di Fano con la fantasia dei piccoli e grandi allievi delle scuole del territorio. Fuori Classe 2015, il Festival del Teatro della Scuola torna al Teatro della Fortuna presentando ben 11 lavori. Lavori presentati dagli istituti e le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio e con proposte teatrali interpretate dai ragazzi e dai bambini stessi. Questi giovani, grazie al festival, nel corso degli anni hanno avuto l'occasione di confrontarsi con la complessità del linguaggio teatrale, di calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro della Fortuna. Sono nate così anche con il contributo di Teatro Linguaggi che coordina la manifestazione, progetti e laboratori che oggi ottengono riconoscimenti anche in ambito nazionale. È un risultato straordinario, reso ancora più importante dalla collaborazione con il laboratorio Città dei Bambini e con il Centro di Ricerca e Mediazione Interculturale, perché attraverso gli spettacoli e le narrazioni che verranno portate in teatro racconteremo anche i cambiamenti che la nostra città ha avuto negli ultimi anni e di cui le ragazze e i ragazzi sono i principali protagonisti. Si inizierà dunque mercoledì alle ore 20:30. Il prezzo del biglietto, che si può acquistare al botteghino, è di 5 euro per i ragazzi e di 8 per gli adulti. Nella serata finale poi è prevista la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza delle massime autorità cittadine. E si è conclusa domenica scorsa con grande successo la 27ª edizione di Fano Geo, la kermesse dedicata al mondo agricolo che ha esposto al CODMA di Rosciano le eccellenze del settore. Due settimane con al centro il mondo agricolo. Si è partiti nel fine settimana con Fano Geo al CODMA di Rosciano,
Taglio del nastro sabato mattina alle ore 11 dopo che 400 e oltre bambini delle scuole primarie fanesi hanno fatto esperienza diretta nell'area didattica con gli animali presenti e la natura. Purtroppo la festa è stata guastata dal tempo cattivo, vanificati così tutti gli sforzi della Proloco che aveva coinvolto le giacche verdi con i cavalli e non ha potuto portare i maialini per farli ammirare dai piccini che invece sono stati attirati nell'area didattica dai rapaci con le poiane ed i gufi, complice anche il film sul maghetto Harry Potter e i cuccioli di Alaskan Malamut di Del Biagio, premiate nella giornata di apertura con il premio Cerere le aziende agricole Terre di Giove, Bella Luce e Flaminia Montefeltro. Volevamo dare una bella immagine del territorio e quindi della nostra agricoltura. Nella giornata di ieri il sole l'ha portato in bambini, anche se c'era un po' d'acqua, con i 440 che erano presenti per la didattica e hanno fatto veramente una bellissima didattica. E oggi gente, visto che è venuto un po' di sole, che apprezzano le aree tematiche del Bianchello, quest'area tematica palustre che è stupenda, fatta dalla Federcaccia che richiama la natura, le aree tematiche diverse che abbiamo preparato per loro, il biologico, i rapaci, i cavalli e quanto altro. Quindi direi una manifestazione riuscita bene che vogliamo rilanciare comunque anche per i prossimi anni. Domenica si è partiti alle ore 9 con l'arrivo dei rombanti motori degli appassionati di auto d'epoca di Motori al Mare che hanno fatto la pariglia con i mezzi agricola d'epoca anch'essi. Un giro nel nostro entroterra è stato possibile grazie alla staffetta del Bianchello di Sara Bracci, che mette in contatto tutte le aziende che producono questa eccellenza enologica, ma ad accogliere i visitatori domenicali anche gli 80 espositori e lo spazio bio di Coldiretti, CIA, Confagricoltura e NON, con i loro prodotti in bella mostra. Si riparte domani 27 aprile sul terreno coltivato della cooperativa Falcineto per un Cereal Tour Singenta e poi fine settimana con la 36esima festa della mietitura al Falcineto Park. E questa sera andrà in onda una puntata di Dopo Cena dedicata al nuovo cortometraggio girato dalla Diocesi a Fano. Poi trasmetteremo uno speciale elettorale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.